Buongiorno a tutti e benvenuti. Sono le ore 12, stiamo per iniziare il terzo ed ultimo appuntamento della prima edizione del ciclo di webinar dedicati alla direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e a Syllabus, il nuovo portale della formazione del capitale umano della PA, lanciato dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Il ciclo di webinar è realizzato da Formez PA nell'ambito del progetto Linea Amica Digitale. È articolato in tre webinar. Il corso ha come obiettivo quello di illustrare con un linguaggio semplice e accessibile i nuovi strumenti per la formazione del personale della pubblica amministrazione, la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la nuova piattaforma di Syllabus. I tre webinar fanno parte di un percorso modulare con carattere di propedeutica, pertanto l'attestato di presenza, scaricabile da eventi PA, sarà rilasciato soltanto dopo che lo staff avrà verificato la presenza degli utenti almeno all'80% del monte ore. A condurre il webinar di oggi, che affronterà il tema Diventare utenti di Syllabus, istruzioni operative, saranno il dottor Angeletti, direttore dell'Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze, la dottoressa Elisa Barbagiovanni Gasparo, funzionario dell'Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze, e la dottoressa Anna Lucia Paoletti, funzionario dell'Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze. Ricordiamo a tutti i nostri partecipanti che i docenti dedicheranno gli ultimi 10 minuti di questa giornata a rispondere alle domande più frequenti che vi preghiamo di scrivere in chat durante il webinar. Grazie a tutti e buon webinar. Lascio la parola al dottor Angeletti. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti e bentrovati a questo terzo appuntamento del ciclo di webinar che abbiamo organizzato sul lancio della nuova piattaforma Syllabus, nuove competenze per le amministrazioni pubbliche e sulla direttiva del ministro Zangrillo, sempre in tema di formazione. Io spendo solo alcune parole, diciamo, di carattere introduttivo per fare un breve collegamento tra i temi che abbiamo affrontato nei primi due webinar, perché questo è un ciclo di appuntamenti che è finalizzato appunto a presentare le novità sul tema della formazione e anche a dare delle coordinate sia strategiche che operative alle amministrazioni pubbliche per tornare ad investire nello sviluppo delle competenze. E più in generale nella valorizzazione del capitale umano pubblico. Oggi parliamo segnatamente della piattaforma Syllabus, le cui funzionalità e i cui obiettivi vi sono stati presentati nel webinar precedente. E molte amministrazioni sono già entrate nella piattaforma e quindi per molti utenti si tratterà di una presentazione, diciamo, della novità della piattaforma. Per altri, agli altri forniremo delle indicazioni operative, delle coordinate per registrarsi sulla piattaforma e per avviare le attività formative, in modo anche da dare attuazione alla direttiva del ministro Zangrillo che è stata adottata il 23 marzo scorso. Noi infatti complessivamente abbiamo un obiettivo, mi verrebbe da dire una missione, invertire la tendenza abbastanza pietosa del passato, riportando il tema dell'investimento nella formazione e nello sviluppo delle competenze dei dipendenti a livelli, diciamo, minimi, accettabili e funzionali a far sì che la formazione accompagni, diciamo, i dipendenti nelle sfide quotidiane, ma anche nel processo di trasformazione delle amministrazioni pubbliche. Riparto da una slide che vi ho già mostrato nel primo appuntamento per dire che è incommentabile che mediamente nelle amministrazioni pubbliche nel 2020 i dipendenti sono stati formati per 3 ore e 20 minuti. Le cause sono tante, questa è, come dico sempre, la media di Trilussa, perché molte amministrazioni poi hanno fatto tanto, però alcune, e sono tantissime, hanno avuto veramente
poca possibilità di formare i propri dipendenti. E per questo riteniamo, anche per questo riteniamo che l'iniziativa Syllabus promossa dal Dipartimento sia una grande opportunità, perché consente l'accesso a un primo percorso formativo su molti temi, adesso le competenze digitali, ma nell'immediato futuro la transizione ecologica, il nuovo codice dei contratti, la sicurezza sui luoghi di lavoro, il governo aperto. Dicevo, la piattaforma Syllabus offre un primo percorso ai dipendenti e alle amministrazioni pubbliche, che intanto non costa, e questo è, diciamo, per questi tempi, diciamo, un contributo, un aiuto fondamentale. Secondo poi, noi ci dobbiamo concentrare sulla formazione che serve, ovvero, siamo precisi, tutta la formazione serve, tutta è formazione importante. Sicuramente lo è la formazione tecnica sugli aspetti inerenti alla specificità del nostro lavoro nell'amministrazione pubblica, quindi la formazione tecnico-specialistica, la formazione giuridica. È però impossibile e inaccettabile che la formazione su alcune competenze chiave, che sono peraltro trasversali e che riguardano lo sviluppo delle competenze manageriali, le competenze digitali, anche le competenze linguistiche, diciamo così, siano le cenerentole degli investimenti sulla formazione. Io qua ho riportato i dati del 2020 e appunto potete vedere che si è fatto tutto di tutto meno che investire su questi ambiti, perché far partecipare solo il 4,9% dei dipendenti alla formazione sull'utilizzo degli strumenti informatici ai tempi del Covid, del lavoro da remoto, e con le novità che abbiamo nello sviluppo dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, significa appunto continuare a non investire. Che cosa mette sul piatto il PNRR? Due cose fondamentali: le risorse finanziarie, di cui tutti noi parliamo, essendo un po' ossessionati, diciamo, dalla spesa, ma soprattutto un approccio metodologico e operativo trasversale e comune alle amministrazioni pubbliche, che si basa sulla un'offerta formativa non standardizzata, non a pioggia, ma differenziata per target di riferimento, individuata a partire dall'effettivo fabbisogno di competenze individuali e soprattutto specialistica, ma anche comune. Il PNRR diciamo, chiede alle nostre amministrazioni di rafforzare le competenze su tre temi prioritari: le competenze digitali, amministrative e per la transizione ecologica. Ecco, il fatto che noi chiamiamo questi processi transizione significa che la formazione gioca un ruolo fondamentale, perché l'esito dei processi di transizione non è né scontato né conseguibile una volta per tutte, perché appunto parliamo di un percorso di evoluzione e di transizione. È importante tornare ad investire sulla formazione, perché la formazione è una leva strategica fondamentale che crea valore per tutto il sistema della pubblica amministrazione. Intanto crea valore per le persone ed è una grande opportunità di motivazione. Parliamoci chiaro e non lo diciamo in maniera autoconsolatoria. Siamo lieti che le amministrazioni pubbliche si rafforzino finalmente con nuove competenze e che si sia sbloccato il turnover. Allo stesso tempo, però, oggi e tendenzialmente sempre, la capacità delle amministrazioni pubbliche si basa sulle competenze del proprio capitale umano, e quindi insieme al reclutamento, i dipendenti in servizio che prima di tutti devono essere messi nelle condizioni di fare al meglio il proprio lavoro. Questo è un elemento di motivazione fondamentale, perché se la complessità che dobbiamo affrontare aumenta, se le nostre conoscenze diventano progressivamente obsolete perché la nostra amministrazione non investe su di noi, è chiaro che la motivazione scema per forza. La formazione crea valore per le persone, ma anche per le amministrazioni pubbliche. Non è che i due sistemi di valore sono dissociati, non è che si possono sviluppare le competenze delle persone a prescindere da quello che serve all'amministrazione. Occorre creare una visione sulle politiche di formazione e sviluppo delle risorse umane, per cui in una prospettiva strategica ciascuna amministrazione possa
possa, ciascuna amministrazione, diciamo, possa traguardare obiettivi di miglioramento. E infine, la finalità della formazione è funzionale al miglioramento dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. Questo vale per la formazione su tutte le competenze, ma vale a maggior ragione per la formazione sulle competenze digitali, cioè sull'uso della tecnologia, informatica e sugli strumenti tipici del nostro lavoro, non gli strumenti di Office Automation, non Excel, ma la firma digitale, gli open data, gli strumenti di collaboration di comunicazione, la sicurezza informatica e il trattamento dei dati secondo le regole della privacy, temi peraltro fondamentali per il lavoro da remoto. E questa è la formazione che serve oggi tra le tante, e che è prioritaria tra le tante. Questa è la formazione che conferisce un valore aggiunto a quello che le amministrazioni fanno, che si traduce in miglioramento per la qualità, della qualità e della quantità dei servizi erogati a cittadini e imprese. Consapevole dell'importanza strategica della formazione, e mi avvio alla conclusione, il ministro Zangrillo ha emanato meno di un mese fa una direttiva che contestualizza gli obiettivi della formazione delle amministrazioni pubbliche ai tempi del PNRR, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Fornisce questa direttiva indicazioni metodologiche per una corretta gestione del ciclo di vita della formazione nelle amministrazioni pubbliche, dalla rilevazione dei fabbisogni all'erogazione della formazione, all'analisi d'impatto della formazione, ma soprattutto la direttiva, che è un atto di indirizzo di riferimento per le amministrazioni, crede tanto a tal punto nella formazione che ci chiede un salto di qualità diffuso, e cioè fissa degli obiettivi quantitativi per le amministrazioni pubbliche, richiedendo che tutte queste aderiscano alla piattaforma Syllabus del Dipartimento della Funzione Pubblica. Ovviamente, se non l'hanno già fatto, ci sono più di 3.000 amministrazioni e articolazioni territoriali delle amministrazioni che l'hanno già fatto. Dicevo, la direttiva chiede alle amministrazioni che non l'abbiano ancora fatto di aderire alla piattaforma Syllabus entro il 30 giugno del 2023 di quest'anno, e di formare sulla piattaforma almeno il 30% dei propri dipendenti sulle competenze digitali entro l'anno. E poi la direttiva fissa degli obiettivi quantitativi minimi di formazione, prevedendo che ciascuno di noi si formi per almeno 24 ore l'anno. Molti, ripeto, lo fanno già, ma tanti non lo fanno se la media di Trilussa che vi ho presentato all'inizio parla di poco più di 3 ore, 3 ore e 20 minuti di formazione. Quindi, il focus e l'attenzione della direttiva è tutta riservata alla formazione e allo sviluppo del capitale umano delle amministrazioni pubbliche, in modo da conseguire risultati minimi di platea dei destinatari e soprattutto di dipendenti formati. L'offerta che mette in campo, gli strumenti che ha messo in campo il Dipartimento della Funzione Pubblica per conseguire questi risultati sono appunto un sistema ed una metodologia di erogazione della formazione in modalità e-learning sulle competenze trasversali, che muove da una rilevazione strutturata dei fabbisogni individuali. Voi avete partecipato agli altri webinar, quindi oramai già lo sapete, ma oggi viene ribadito. L'amministrazione registra i propri dipendenti, ciascun dipendente accede alla piattaforma online, fa un assessment, cioè verifica lo stato delle proprie conoscenze, e poi fruisce di corsi specificamente calibrati al recupero dei gap di competenza. Quindi io non faccio formazione sulla sicurezza, sto facendo degli esempi a caso, sulla sicurezza online se a valle dell'assessment risulto avere competenze avanzate. Faccio dei corsi, la piattaforma mi propone dei corsi di intermedi sugli strumenti di collaboration se io all'ingresso della piattaforma risulto avere competenze su questo tema solo di base. Quindi un percorso personalizzato e calibrato sulle specifiche esigenze dei dipendenti che muove appunto dalla rilevazione individuale dello stato delle conoscenze. Questo approccio restituisce due risultati fondamentali. Punto numero uno: ciascuno di noi sa come è messo, mi verrebbe da dire, oggettivamente sul possesso delle competenze, e non ne ha semplicemente una consapevolezza intuitiva.
Secondo risultato, le amministrazioni pubbliche finalmente hanno una mappatura dello stato delle competenze dei propri dipendenti. L'accesso alla piattaforma Syllabus è una grande operazione di rilevazione del fabbisogno formativo, che poi l'amministrazione potrà, andare a colmare o sul quale potrà investire anche con ulteriori e diverse iniziative. Quanto ci si mette a fare la formazione su Syllabus? Vedevo una prima domanda. Diciamo che l'acquisizione di un livello di competenza, base, intermedio, avanzato, complessivamente tra assessment, verifica delle fruizione dei corsi, studio o riflessione sui materiali offerti dai corsi e test post-formazione richiede una giornata di formazione. Naturalmente che è possibile diluire nel tempo e che ciascun dipendente può svolgere organizzandosi al meglio anche compatibilmente con le attività che deve svolgere l'ufficio e in ufficio facendo attenzione e ricordandoci noi per primi come persone ma anche i nostri capi che la formazione è stata qualificata dal PNRR come attività lavorativa a tutti gli effetti. Tutti noi abbiamo un ingente carico di lavoro e dobbiamo tutti i giorni, diciamo, confrontarci con esigenze e con richieste diverse, con la pressione degli utenti che reclamano i nostri servizi, ma formarsi è lavorare. Noi ci formiamo soprattutto su questi temi e sulla piattaforma perché questa formazione conferisce un valore aggiunto alla nostra attività lavorativa. Quindi questo fa cadere o dovrebbe far cadere anche degli alibi, quando i nostri capi ci dicono non ti puoi formare perché devi lavorare. Chi si forma lavora. La formazione è funzionale al miglioramento del nostro lavoro e della nostra qualità dei servizi. Dicevo quindi un percorso su Syllabus, mediamente lo possiamo fare equivalere ad una giornata di formazione. Naturalmente i più bravi, i più volenterosi, quelli che interpretano con la filosofia giusta l'operazione Syllabus possono attraversare tutto il percorso formativo e quindi se hanno delle competenze base su tutti i temi, arrivare anche a livello avanzato e quindi l'impegno ovviamente si triplica. Seconda ed ultima considerazione, e poi finisco, seconda ed ultima considerazione, la direttiva del ministro Zangrillo pone un limite minimo di formazione per ciascun dipendente medio di almeno 24 ore, naturalmente il Syllabus, con tutti i temi che metteremo in pista, darà un grosso contributo per raggiungere questo obiettivo, ma non è che ci si forma solo su Syllabus, perché tante amministrazioni hanno dei piani di formazione più articolati, accedono a iniziative formative di operatori di mercato, quelli delle amministrazioni centrali, i dipendenti, molti partecipano ai corsi della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, i dipendenti delle amministrazioni locali partecipano a corsi di formazione organizzati dall'ANCI, dall'IFEL, dalle scuole di formazione regionale, i colleghi nostri che lavorano in amministrazioni, diciamo, più verticali, più specialistiche come la scuola e la sanità hanno dei percorsi formativi ulteriori e diversi. Quindi le 24 ore in media non vanno raggiunte solo su Syllabus, possono essere raggiunte anche solo su Syllabus, ma saranno il risultato di un percorso più articolato che ciascuna amministrazione individuerà. Nel ringraziarvi per la disponibilità e per la numerosa partecipazione a questo webinar che è segnatamente finalizzato a fornirvi delle istruzioni operative, io tengo a sottolineare come considerazione conclusiva il fatto che la piattaforma Syllabus è stata ripensata per mettere al centro le persone, per tornare a parlare nelle amministrazioni pubbliche alle persone e parlare di formazione significa riconoscere il ruolo e il valore di ciascuno di noi. Non è autoconsolatorio, questo ragionamento, è un'affermazione di principio che traduciamo, diciamo, in strumenti concreti perché il valore della pubblica amministrazione si fonda sul valore di ciascuno di noi. Se può partire il video che abbiamo fatto per il lancio dell'iniziativa, questo esemplificherà meglio delle mie parole quello che intendevo.
grazie. Quindi mi raccomando, non lo dimentichiamo, le amministrazioni sono fatte di persone. Valorizziamo le persone per valorizzare le nostre amministrazioni pubbliche. Vi ringrazio per la partecipazione a questo webinar, siamo tanti, seguiranno degli ulteriori cicli di webinar, quindi se altri colleghi delle vostre amministrazioni vorranno partecipare, lo potranno fare. E adesso cedo la parola a Elisa, la dottoressa Elisa Barbagiovanni Gasparo, che vi darà delle coordinate operative, diciamo, per accedere alla Eccomi, porta dottor d'ingresso del direttore, Syllabus. buongiorno a Come fare? tutti, ben ritrovati a chi è riuscito a seguire anche i webinar precedenti. Noi ci siamo incontrati appunto nel secondo webinar di questo primo ciclo e abbiamo potuto conoscere la piattaforma Syllabus e abbiamo visto una panoramica un po' più generale della piattaforma, di come l'abbiamo progettata, di qual è la roadmap dell'evoluzione delle funzionalità per la piattaforma e abbiamo già cominciato a rispondere a qualche domanda. Oggi invece entriamo un po' più nello specifico. Questo webinar, questo terzo webinar, è stato pensato per essere una guida, per fornire delle indicazioni e istruzioni che siano quanto più operative possibili, per cercare di supportare, gli utenti nell'utilizzo della piattaforma Syllabus. Inizio io, in questi 10 minuti, raccontandovi, come aderire al Syllabus, quindi qual è la modalità di accesso delle PA al Syllabus. Vi farò una breve panoramica iniziale anche sulla tipologia di utente. Chi ha potuto assistere al secondo webinar sicuramente riconoscerà gli argomenti perché li abbiamo già affrontati, però era anche utile discuterne oggi. Entriamo subito nel vivo degli argomenti. Allora, abbiamo già illustrato quali possono essere le tre tipologie di profilo presenti sulla piattaforma. Abbiamo individuato appunto il discente, l'amministratore e il rappresentante legale o suo delegato. Ognuna di queste ha una funzionalità, un ruolo ben preciso all'interno della piattaforma. Ha delle funzionalità che può fare il discente, entra nella piattaforma e segue un percorso formativo. Percorso formativo che gli è stato assegnato, e l'amministratore invece ha diciamo, il ruolo di gestire l'anagrafica dei discenti del proprio ente e può assegnare la formazione laddove è previsto che questi lo possa assegnare e può monitorare gli avanzamenti. Ha già un primo set di funzionalità dedicate al monitoraggio degli avanzamenti. Il rappresentante legale o suo delegato, ed è quello che andremo a discutere più nel dettaglio in questo intervento, si occupa essenzialmente di far aderire l'amministrazione al Syllabus, quindi seguirà una procedura per l'adesione al Syllabus. Io volevo sottolineare ancora una volta che noi diciamo sempre il delegato e il rappresentante legale. Perché? Perché a noi interessa che abbia accesso alla procedura e che esegua la procedura colui che poi si può occupare di leggere la PEC che arriverà per conferma e procedere alla finalizzazione della procedura. Però non vi preoccupate perché cercherò di essere più chiara poi quando entreremo nel dettaglio dei vari passaggi che sono previsti. Allora, innanzitutto volevo dirvi appunto come accennavo al secondo webinar abbiamo introdotto la possibilità di avere la caratteristica di essere un multiprofilo, cioè un'unica utenza che entra all'interno del Syllabus con i metodi di autenticazione previsti, quindi SPID, CIE e CNS, entrerà in questa piattaforma e avrà a disposizione un set di funzionalità che sono coerenti con il suo profilo, che potrà essere un amministratore e probabilmente anche un discente, quindi potrà entrare in una o nell'altra funzionalità con un'unica login, chiamiamo così, con un'unica autenticazione. Inoltre abbiamo anche aggiunto la possibilità che ogni amministratore possa essere amministratore di più enti, perché ci siamo resi conto che potrebbe essere utile anche questa funzionalità. Quindi si potrebbe succedere appunto che se un amministratore è abilitato per più enti, con un'unica autenticazione, questo si trovi a gestire, si possa trovare a gestire più enti e quindi dovrà selezionare un ente oppure l'altro per poter procedere, diciamo, con le sue funzionalità. E anche questo lo vedremo successivamente, grazie all'intervento successivo al mio, della collega Paoletti.
Andando avanti, andiamo, facciamo un po' un affondo sul concetto di rappresentante legale o suo delegato, qualcosa ve l'ho già accennata. Sono delle figure che sono state designate a registrare le amministrazioni pubbliche e che appunto assumono questo ruolo particolare di rappresentante legale. Oggi serve esclusivamente per far accedere l'amministrazione all'iniziativa Syllabus, può essere anche un suo delegato. Nel, diciamo, discorso che facevo tempo, cioè tempo fa, l'ultimo webinar, vi dicevo è una piattaforma in continua evoluzione. Questo, quello che vedete oggi è una prima versione che sicuramente prenderà in carico anche tutta una serie di suggerimenti che tra l'altro vedo in chat scorrere, ma che appunto non ho il tempo di leggere e mi riserverò appunto di leggerli più tardi, cercheremo di dare una risposta a tutti. Quindi io oggi vi spiegherò la procedura, consapevole che questa procedura possa diventare meglio di come l'abbiamo progettata. E quindi insomma vi invito anche a dare i vostri suggerimenti. Noi abbiamo cercato di ragionare progettando le funzionalità che siano quanto più centrate sulle esigenze degli utenti. Abbiamo effettuato dei test di usabilità prendendo delle persone a campione, quindi insomma, abbiamo cercato di fare veramente il possibile, però ci rendiamo conto che ovviamente non possiamo essere, cioè, che si può migliorare. Ok? Quindi premesso questo, quindi cosa può fare un rappresentante legale? Può registrare una e perché no, anche più amministrazioni all'interno della piattaforma, quelle per le quali è autorizzato a farlo, può aggiungere e deve farlo uno o più amministratori dell'ente e avendo la registrazione, perché no, se esso stesso è un discente, può anche seguire, sottoporsi ai test iniziali, seguire i percorsi formativi. Adesso entriamo nel vivo della procedura. La prima cosa che viene pensare, da chiedersi è come faccio a capire se un'amministrazione è già presente. Cioè, se io volessi capire se la mia amministrazione è già stata registrata, come faccio? Allora, in questo momento il sito pubblico offre questa possibilità solo dopo il login. Quindi, entrando all'interno del sito pubblico, ci sarà una pagina intermedia che, se non siete presenti, ovviamente non vi riconosce, però vi dà la possibilità di cercare un'amministrazione se è già presente. Nel prossimo rilascio della piattaforma, che, come dicevo nell'altro webinar, è previsto a brevissimo, quindi a fine aprile, ci sarà la possibilità di cercare la propria amministrazione anche fuori dall'area autorizzata, autenticata. E si potrà cercare l'amministrazione per capire se questa è presente o no sul Syllabus, quindi lo stato della sua adesione. Quindi attraverso il sito, quindi cosa possiamo fare? A parte andare ad indagare, quindi a esplorare quali sono le funzionalità, le potenzialità della piattaforma, si può anche registrare la propria amministrazione, quindi procedere con la procedura che adesso vi illustrerò, ma anche cercare l'amministrazione per capire se esiste oppure no. Cominciamo col primo passaggio. Queste slide sono delle slide che sono state prese da delle guide. Sono delle guide operative che esistono e sono già disponibili all'interno della piattaforma per il personale che ha già aderito alla piattaforma. Quindi molti di voi che magari sono già dentro Syllabus le troveranno utili, potranno utilizzare queste slide, ma potranno utilizzare anche i manuali diciamo, operativi che si trovano all'interno dell'apposita sezione. Cominciamo col primo passaggio, il login. Come vi dicevo, è importante procedere ad autorizzarsi, ad autenticarsi ed essere autorizzati ad entrare all'interno della piattaforma e lo si può fare con i metodi di autenticazione che sono previsti, quindi SPID, CIE e CNS. Dopodiché, questa è la pagina che vi accennavo poco fa, vi troverete una pagina davanti che vi dice, vi dà la possibilità di registrare l'amministrazione, quindi iniziare la procedura di registrazione o di cercare l'amministrazione per capire se è già presente. La pagina successiva vi chiederà indicherà di avviare la procedura di registrazione, vi chiederà di specificare pochissime informazioni anagrafiche, quali l'indirizzo mail, il recapito, un titolo, un'area di studio, il ruolo presso l'ente. Procedendo alla pagina successiva, potrete cercare l'amministrazione tra quelle che sono
diciamo, che vi risultano dal menu. Laddove non dovesse insomma, spuntarvi l'amministrazione, non vi preoccupate, vi chiediamo di segnalarcelo, lo potete fare attraverso i canali di assistenza previsti, quindi attraverso la nostra assistenza, che è raggiungibile attraverso il pulsante scrivi all'assistenza all'interno delle pagine delle FAQ, e procederemo insomma, all'abilitazione, laddove appunto non dovesse esistere. E non dovreste, non riuscite a trovarla nell'elenco che vi ritorna nel sistema. E il passaggio successivo è molto importante, perché il passaggio successivo, quindi scegliamo l'ente che vogliamo far entrare all'interno della piattaforma, il passaggio successivo è la scelta della PEC. Questa è una scelta che abbiamo voluto sottolineare in questa slide, perché è una PEC che poi dovrà essere monitorata, perché è la PEC che poi utilizzerà il syllabus per confermare la richiesta di registrazione. Quindi dal menu a tendina si proporranno delle PEC che sono quelle presenti sull'archivio IPA, quindi attenzione, se non siete su IPA, è importante esserci. Scelta la PEC, il passaggio successivo è quello della conferma, quindi il sistema vi indicherà di aver inviato una PEC all'indirizzo, e a quel punto tocca a voi, tocca a chi si è occupato di fare questa procedura, di andare all'indirizzo PEC specificato in questa fase, andare a leggere le istruzioni previste, insomma, che sono dettagliate su questa PEC, e lì troverete un indirizzo, che è un indirizzo di conferma. Cliccando questo indirizzo di conferma si aprirà una pagina. Che è una pagina di conferma, e vi consentirà di procedere con la registrazione. Il penultimo passaggio è appunto quello di conferma dei dati che il sistema ha registrato. Qui non c'è nulla da inserire, c'è solo da verificare che i dati che sono stati inseriti sono quelli corretti. A quel punto ci vorrà semplicemente una conferma per procedere alla registrazione. Una particolarità è la seguente. Quando si fa la conferma della registrazione, è necessario inserire almeno un amministratore. Questo poi consente al syllabus, quindi alla piattaforma, di dare l'accesso anche a un amministratore, che poi è la persona che è responsabile di censire dei discenti e di, per esempio, assegnare della formazione laddove è previsto. Quindi in questa fase di adesione vi chiediamo appunto di specificare almeno un amministratore, che può essere anche colui che sta facendo la procedura. Quindi questo abbiamo pensato che fosse una facilitazione. Per far ciò, questa schermata vi dà la possibilità, diciamo, il simbolo che vedete marcato col numero 11, vi dirà, potrete cliccarlo per dire che siete voi stessi l'amministratore di questo ente. E quindi non sarà bisogno specificare nuovi amministratori, oppure potete procedere a inserire altri amministratori. Dico altri perché ce ne può essere uno, ce ne possono essere n. Per far ciò, quindi dovrete utilizzare il comando che vedete marcato col numero 12, quindi inserisci un amministratore, e vi permetterà di entrare su una piccola, diciamo, schermata che vi chiederà dei dati anagrafici, in particolare attenzione all'indirizzo mail. E quindi dovete inserire nome, cognome, codice fiscale, email istituzionale, capito telefonico, un ruolo, e facendo conferma inserirete l'amministratore per questo ente. Ho detto attenzione all'indirizzo mail, perché poi l'indirizzo mail che verrà utilizzato dal sistema per inviare al soggetto che è stato individuato come amministratore una mail che lo informa che è stato individuato come amministratore del syllabus, e che gli consente quindi di essere avvisato e di procedere a fare diciamo, l'autenticazione sul sistema. Tornando invece al passaggio precedente, quindi nel caso in cui io devo confermare l'adesione, quindi avendo deciso chi è l'amministratore, avendone create più di n, il passaggio conclusivo è solo quello dell'accettazione. Quindi in questo caso si deve accettare i termini d'uso, prendere visione dell'informativa, della privacy, e confermare insomma, di essere consapevoli di aver compreso quali sono gli obiettivi della procedura. Fatto ciò, come vedete, la procedura è conclusa. Cioè, i passaggi speriamo siano stati pensati per essere semplici,
per qualsiasi problematica, appunto, vi posso suggerire di iscrivere ai canali di assistenza che vi risponderanno, diciamo, nel più breve tempo possibile. Io adesso leggo le domande, poi cercheremo di dare una risposta e do la parola alla mia collega, che è Anna Lucia Poletti, che vi illustrerà tutte le funzionalità nel dettaglio della piattaforma Syllabus. Buongiorno a tutti. Prima di avviare il nostro intervento, quindi con me, esplorerete tutte le funzionalità che sono offerte dalla piattaforma sia per il ruolo dell'amministratore che per il discente. Volevo fare due premesse. La prima è che ovviamente il tempo a nostra disposizione è abbastanza ridotto, pertanto non possiamo spiegare nel dettaglio tutte le funzionalità, ma tranquilli perché all'interno della vostra area riservata, nelle sezioni delle FAQ, sono presenti i manuali operativi, sia per il profilo amministratore che discente, dove tutte le funzionalità che adesso vedremo sono spiegate in maniera molto più articolata e diffusa. La seconda è che mentre appunto Elisa faceva il suo intervento ho visto alcune domande degli utenti di competenze digitali. State tranquilli perché tutti i dati, tutto quello che è stato svolto nella piattaforma di competenze digitali è stato migrato, quindi effettivamente chi ha già fatto percorsi, test, lo ritroveranno assoluto e non dovrà ripetere ovviamente nuovamente i percorsi. Vediamo adesso, cominciamo la nostra esplorazione della nostra piattaforma. Come abbiamo detto, come già vi ha spiegato Elisa, i ruoli previsti all'interno della piattaforma sono tre: il delegato rappresentante legale, di cui vi ha spiegato tutte le funzionalità, l'amministratore e il discente. Ovviamente la piattaforma offre un basket di funzionalità differenti in base al ruolo, però ci sono alcuni punti di contatto, alcune funzionalità che ovviamente sono comuni. La prima è quello dell'accesso in piattaforma. Per i nuovi, quindi coloro che sono stati censiti direttamente nella piattaforma Syllabus, avranno ricevuto le mail che consente loro l'accesso e qui c'è il pulsante di accedi al Syllabus. Per tutti gli altri, quindi anche gli utenti di competenze, potranno accedere nel portale pubblico tramite il pulsante Entra che è posto in alto a destra. Il secondo punto di contatto qual è? Per tutti gli utenti, sia di competenze che nuovi Syllabus, se eseguono il primo accesso alla nuova piattaforma, verranno accolti da una procedura di onboarding, ovvero una pagina che chiederà di compilare alcune informazioni di profilazione e ovviamente l'accettazione dei nuovi termini di privacy e di utilizzo. Anche qui tranquilli perché questo tipo di informazioni possono essere rettificate e modificate in qualsiasi momento, dopo che avete fatto il login accedendo alla sezione del profilo. All'interno di questa pagina di profilo, quindi oltre a fare il recap dei vostri dati personali e professionali, ricordiamo che l'accesso attualmente e anche la registrazione è consentita solo ai dipendenti della pubblica amministrazione, quindi per il momento collaboratori esterni non sono previsti all'interno della piattaforma. Come dicevo, all'interno di questa pagina di profilo c'è un elemento importantissimo relativo all'accessibilità, ovvero un flag che se spuntato consente di beneficiare della maggiorazione del tempo pari al 50% per domanda di tutte le domande che sono state che verranno eseguite all'interno dei test sia di autovalutazione iniziale che di post-formazione. Attenzione però perché questo flag è ovviamente dedicato soltanto agli aventi diritto, quindi coloro che hanno una certificazione medica che attesti delle disabilità sensoriali o cognitive o anche dei disturbi di apprendimento. Ed è un flag che tra l'altro è visibile ai vostri amministratori, quindi l'amministratore saprà se avrete spuntato questo flag e quindi state beneficiando della maggiorazione del tempo. La terza funzionalità comune è quella delle FAQ e dell'assistenza. In realtà è una sezione molto più articolata che contiene una serie di guide che vi aiutano a conoscere meglio la piattaforma, quindi anche il vocabolario che viene utilizzato all'interno della piattaforma. Ci sono le FAQ che sono costantemente aggiornate anche a valle dei webinar che stiamo conducendo questi giorni e importante è la forma di assistenza, quindi che come ha detto Elisa troverete in basso, dopo aver letto quindi tutte le FAQ, in basso ci sarà il link per accedere all'assistenza. Questi sono i punti comuni. Adesso cominciamo a analizzare nel dettaglio le funzionalità di ciascun ruolo. Partiamo dall'amministratore, quindi è colui che gestisce la formazione per il proprio ente all'interno della piattaforma Syllabus. Come ha detto Elisa, un amministratore tuttavia può essere configurato anche per essere un discente, quindi effettivamente svolgere il doppio ruolo.
Effettuando un unico accesso, la home consente immediatamente all'amministratore di scegliere quale ruolo vuole espletare in quel momento e lo può fare davvero in qualsiasi momento all'interno della stessa autenticazione. Come lo può fare? Troviamo due tab all'interno della home, amministratore e discente, è il rettangolo in arancione che vedete nella parte intermedia della pagina. Quindi qui semplicemente selezionando il tab, l'amministratore può o visualizzare le funzionalità d'amministratore oppure accedere al suo percorso formativo in qualità di discente. Esattamente la stessa cosa la può riproporre accedendo al menu che vedete in alto, quello nel rettangolo verde, che contiene tutti i link per svolgere il proprio ruolo da discente, quindi accedere al proprio percorso formativo, al catalogo corsi, e la voce di menu gestione che consente invece di accedere alle quattro funzionalità principali previste per l'amministratore, che sono le medesime che vedete nel rettangolo rosa, che sono l'abilitazione quindi dei dipendenti all'interno della piattaforma, la gestione dei gruppi, la gestione della formazione e il monitoraggio della stessa. Adesso le vediamo una per una. Premessa, abbiamo detto che un amministratore può essere designato tale per più di un ente. In questo caso è d'obbligo, come prima attività, prima di addentrarci nella gestione, scegliere e selezionare qual è l'ente. Troverete nel banner sempre a disposizione o il menu a tendina che eventualmente vi elenca tutti gli enti per cui voi siete stati designati amministratori. Pertanto è possibile in qualsiasi momento cambiare la selezione e procedere alla gestione del nostro ente. Partiamo con la prima funzionalità, l'anagrafica degli utenti. Scorriamo insieme la schermata che vediamo riproposta nella slide. Come primo elemento abbiamo la presenza di un tab, come vedete, che uno è relativo all'insieme dei dipendenti discenti e l'altro degli amministratori. Quindi questi due ruoli sono gestiti in maniera differente, sono proprio considerati due insiemi differenti di utenti e tutte le azioni che possiamo fare all'interno di questa pagina, ovviamente, avranno delle ripercussioni sul primo insieme o sul secondo insieme. Quindi basta che noi selezioniamo il tab di interesse e possiamo compiere le medesime azioni. La pagina che cosa offre ovviamente? L'elenco di tutti quanti i discenti, quindi tutte le persone che noi abbiamo caricato, abbiamo inserito all'interno del sistema. Possiamo filtrarli, quindi effettivamente utilizzare la forma di ricerca con tutti i filtri che abbiamo messo a disposizione, tra cui ad esempio partizionare visualizzare immediatamente gli utenti registrati e quelli che non sono registrati. C'è la possibilità di poter inserire un nuovo discente e questo lo vedremo tra qualche istante. Possiamo accedere in sola lettura ai suoi dati, quindi al suo profilo, oppure anche modificarlo, che vuol dire modificare i dati di un discente. Ovviamente l'amministratore può soltanto operare un'abilitazione, una disabilitazione nel caso in cui ad esempio un collega è andato in pensione, oppure possiamo anche fare una sorta di promozione, quindi nominare un discente ad amministratore e viceversa possiamo fare un downgrade del ruolo, quindi da amministratore portarlo a singolo discente. Oltre a questo abbiamo il link di storico inserimenti che ci consente di accedere a tutti gli inserimenti che abbiamo eseguito all'interno della piattaforma del Syllabus. Andiamo all'attività quindi di caricamento. Come possiamo censire i nuovi dipendenti? All'interno del Syllabus è possibile operarlo esclusivamente tramite il caricamento massivo. Quando noi parliamo di inserire un utente, non intendiamo quindi soltanto censire un nuovo dipendente, ma è una funzionalità che possiamo usarla anche per effettuare una mobilità di un dipendente. Supponiamo che un nostro collega arrivi da un'altra amministrazione, noi possiamo tranquillamente censirlo all'interno del Syllabus per la nostra amministrazione e lo stesso da quel momento sarà un nostro discente e potrà ereditare, erediterà a tutti gli effetti tutto il percorso formativo che fino a quel momento ha svolto presso l'altro ente. Tutte le procedure che adesso vedremo di caricamento, di creazione, sono tutti dei wizard, si basano proprio su dei wizard guidati, in modo tale che l'amministratore è seguito passo passo per poter concludere in maniera corretta tutte le procedure. Quella di caricamento massivo è molto semplice. Il primo step richiede di scaricare un Excel, un template, che ha una struttura molto semplice, ci sono quattro dati di nome, cognome, codice fiscale ed email istituzionale. L'amministratore che cosa deve fare?
deve compilare questo file. Potete anche fare un copia e incolla da un'esportazione della vostra anagrafica. L'importante è che non alteriate in nessun modo la struttura del file. Sempre queste quattro colonne devono rimanere. Una volta che abbiamo compilato il file, lo salviamo e lo carichiamo a sistema. Qui parte una procedura che è asincrona, che vuol dire che il sistema elabora record per record del file Excel che abbiamo inserito. Contestualmente all'inserimento, quindi in piattaforma, il sistema invia in maniera automatica l'email di abilitazione al diretto interessato, quindi gli comunica che da quel momento in poi il discente può entrare sul syllabus e quindi svolgere il suo percorso formativo. Per poter verificare che tutto sia andato correttamente, abbiamo la possibilità di poter accedere allo storico degli inserimenti. Questa pagina ripropone in forma tabellare tutti gli inserimenti che sono stati eseguiti e la data, con anche lo stato, quindi se effettivamente è fallita oppure se è conclusa in maniera corretta. A corredo di ciascuno di questi inserimenti abbiamo due file importanti. Il primo è quello di input, che effettivamente, quindi quello che abbiamo caricato a sistema in quel dato momento, e il file di esito. Questo file è molto importante, soprattutto nel caso in cui lo stato sia fallito, perché vi aiuta a correggere gli errori. Per fallito non intendiamo che la procedura è stata completamente diciamo, bypassata, ma al contrario seleziona, quindi indica record per record, tutti quegli inserimenti che sono andati in errore e ci offre un errore parlante, il quale ci può aiutare a capire che cosa abbiamo sbagliato e quindi come sanare effettivamente l'inserimento e procedere ad un nuovo caricamento, magari soltanto con i record che sono andati in errore. La seconda funzionalità è la gestione dei gruppi. Questa è una funzionalità, diciamo, un utility, è un di più, è facoltativa, non è necessario, appunto, creare dei gruppi. È semplicemente un'idea che abbiamo pensato per poter consentirvi di organizzare in maniera, di partizionare in maniera logica i discenti all'interno dei diversi gruppi. Ad esempio, creare il gruppo dei nuovi assunti, creare quello dei tecnici, quello degli amministrativi, quindi dare una struttura più aderente alle vostre, logiche. All'interno di questa pagina, quindi, possiamo inserire nuovi gruppi, accedere alla funzionalità di creazione dei gruppi e possiamo tra l'altro vedere il dettaglio di tutti i gruppi che abbiamo creato, ma non soltanto poter vedere il numero dei componenti, ma possiamo anche modificarlo, ad esempio modificare il nome, la descrizione, aggiungere o rimuovere componenti e anche addirittura eliminare un gruppo, che non vuol dire cancellare i discenti che compongono quel gruppo. Come abbiamo visto per l'anagrafica, anche per la creazione del gruppo abbiamo lo storico degli inserimenti, quindi in questa pagina, cliccando sul link, atterreremo in una pagina che c'è una tabella che riepiloga tutte le creazioni del gruppo che abbiamo eseguito con gli eventuali errori a corredo. Veniamo ad analizzare un po' la funzionalità di creazione del gruppo. Anche di nuovo ci troviamo di fronte ad un altro wizard che come primo step prevede di definire gli attributi essenziali del gruppo, quindi il nome e la descrizione. Il secondo step è invece opzionale, nel senso che possiamo anche eseguirlo in un secondo momento ed è prevede quello di determinare quali sono i componenti del gruppo. Le modalità con cui possiamo fare questa selezione sono due, o da anagrafica oppure tramite il caricamento da file. Da anagrafica, come suggerisce già il titolo, consiste nel fatto che il sistema, cliccando quindi sul relativo pulsante, ci elenca tutti quanti i discenti che sono presenti all'interno della nostra piattaforma. Possiamo anche cercarli puntualmente tramite codice fiscale e cognome. Selezioniamo tutti i diretti interessati che dovranno confluire nel gruppo, diamo la conferma e prima di effettivamente costituire il gruppo, il sistema ci aiuta facendo un recap, quindi ci visualizza tutti i discenti che abbiamo inserito in questo gruppo e ci consente anche di eliminarli per eventuali refusi. Abbiamo detto che una cosa importante, che ho già visto che qualcuno ha utilizzato già la funzionalità, un discente può appartenere soltanto ad un gruppo alla volta. Quindi se in questo tipo di selezione noi abbiamo scelto un discente che già appartiene a un altro gruppo, il sistema ci presenta un alert in cui ci chiede che come intendiamo procedere, ovvero se lasciare il dipendente nel vecchio gruppo, quindi a quello a cui apparteneva già, oppure sostituirlo. Una volta quindi diamo l'ok, il gruppo è costituito in tutti i suoi elementi. La seconda modalità di creazione è quello di popolamento del gruppo, o meglio, è tramite il caricamento da file. È identico al caricamento massivo.
Ovvero il primo step è quello di scaricare il file Excel, il solito template. Questa volta però avrà soltanto codice fiscale, nome e cognome, ma la cosa interessante è che questa procedura popola l'Excel soltanto con le persone che ancora non sono state assegnate a nessun gruppo, quindi già viene effettuata una selezione a monte. E l'amministratore che cosa deve fare? Deve semplicemente eliminare i record di non interesse, quindi delle persone che non devono confluire nel nostro gruppo. Salva il file e lo carica a sistema. Per poter verificare che tutto sia stato completato correttamente, accede alla solita sezione di storico inserimenti della pagina gruppi per poter vedere l'esito. Terza funzionalità, che è il vero core, diciamo, dell'amministratore, che è quella proprio di gestire la formazione. Questa pagina, come potete vedere, presenta due tab, uno che è relativo agli scenti e l'altro alle assegnazioni. E il terzo pulsante è quello che consente di assegnare nuova formazione, che è attivo solo se ci sono ambiti assegnabili. Attualmente non è così, lo sapete bene, chi è entrato già nella piattaforma, perché è possibile effettuare solo il percorso di competenze digitali. Veniamo ai nostri tab. Il tab di scenti, che cosa consente di vedere? Elenca tutti quanti i dipendenti, quindi i nostri discenti. Se noi esplodiamo il record di ogni singola persona, ci comparirà un dettaglio delle assegnazioni, ovvero ci darà delle informazioni numeriche rispetto a quanti percorsi nella sua totalità il discente deve eseguire e di questi quanti ne ha iniziati, quanti ne ha conclusi e quanti ne ha fatti scadere, cioè sarebbero quelli per cui ormai sono chiusi e non può più fruirne la formazione. Quindi già questo dà un colpo d'occhio all'amministratore rispetto alla partecipazione. Le assegnazioni, quando poi saranno messe a disposizione quelle delegate all'amministratore, elencherà tutte le assegnazioni, quindi tutti gli ambiti che abbiamo assegnato ai nostri discenti con la relativa data e anche i destinatari della nostra assegnazione. Come avviene invece una nuova assegnazione? Ripeto, questo sarà disponibile solo quando inseriremo nuovi ambiti che spetterà all'amministratore assegnare, quindi non sarà d'ufficio come quello di competenze digitali, per cui il Dipartimento l'ha assegnato di default a tutti i nuovi registrati. L'assegnazione prevede anche in questo caso un wizard dove il primo step è quello di selezionare l'ambito e le competenze di interesse. I secondi passi invece solo si riferiscono alla definizione di alcuni parametri fondamentali della formazione, come l'arco temporale in cui svolgerlo e non per ultimo anche la definizione degli assegnatari, quindi se vogliamo assegnarlo a tutti gli discenti oppure a gruppi selezionati di questo. Quarta funzionalità è quella del monitoraggio. Qui so che è un tema molto caldo, quindi facciamo delle premesse importanti. Allora, anzitutto quello che c'è adesso, quindi le SIS, sono delle infografiche, delle informazioni numeriche che riferiscono sempre alla giornata precedente, quindi non sono reportistiche real time. Secondo poi, tranquillamente potete fare richiesta tramite l'help desk per poter ricevere un report puntuale per discente, quindi forniremo un Excel che per ogni discente vi darà lo stato dell'arte per ogni competenza, quindi effettivamente i livelli conseguiti nell'assessment, gli eventuali corsi che ha svolto ed eventuali successi, quindi test post formazione che ha concluso con successo e che vuol dire un conseguimento dei livelli successivi rispetto a come è partito con il test di assessment. Spero di aver tranquillizzato da questo punto di vista rispetto al monitoraggio. Torniamo invece a quello che c'è a piattaforma. Anche in questo eccomi, allora ritorno io nell'attesa che la collega Anna Lucia possa riprendere il suo intervento. Inizio a rispondere a qualche domanda così anticipate. Sì, è bloccato. Mi confermate invece che riuscite a vedere me correttamente? Mi sentite, mi vedete? Perfetto. Perfetto. Ah, ecco, è arrivata Anna Lucia. È arrivata Anna Sì, Lucia. Vai, scusate, Anna c'è Lucia, stato un non down, ti preoccupare, scusate. stavo iniziando a Ok. rispondere alle domande, però non mi preoccupare. Continui tu, Anna Lucia, poi Ok. procediamo con le Cerco domande e di risposte. chiudere rapidamente. Ok. Allora, veniamo quindi, stiamo dicendo le SIS del monitoraggio. Allora, qui in questa pagina le informazioni sono aggregate e anonimizzate.
Quindi non avremo le informazioni sui singoli discenti, perché questa cosa è demandata, come vi ho detto, alla reportistica che poi vi daremo puntualmente tramite l'helpdesk. Allora, i tab sono due, di discenti e di assegnazione, così come abbiamo visto per la gestione, la pagina della gestione formazione. Per i discenti in realtà diamo soltanto informazioni riguardo alla partecipazione, quindi effettivamente rispetto al totale delle persone che avete censito, quante effettivamente si sono registrate, ci cioè hanno fatto il primo accesso. E per ciascuno di questi diamo una suddivisione per genere, per età e livello di istruzione. Rispetto invece al tab di assegnazione, in questo caso la prima cosa che viene fornita è l'impatto visivo all'amministratore rispetto alla totalità dei percorsi che possiamo assegnare e di quanti effettivamente ne sono stati assegnati, quindi per capire effettivamente come sta procedendo anche l'assegnazione da parte dell'amministratore, e di ciascuno e dei relativi corsi ovviamente, e per ciascuno di questi esploghiamo delle tabelle di dettaglio rispetto ai corsi e a percorsi. Sono molto simili come tipologia, in quanto rispetto alle abilità dei disabilitati diamo indicazioni di quanti percorsi sono stati iniziati, quanti sono stati conclusi e quanti scaduti, ovviamente sempre in riferimento alla totalità che trovate nella prima dashboard in alto a sinistra, quindi che ci dà il numero di tutti i percorsi disponibili. Per quanto riguarda invece i livelli, in questo caso diamo la rappresentazione numerica di quante persone hanno conseguito quel dato livello su ciascuna competenza nel test di assessment, quindi da come sono partiti, e poi diamo anche conto invece di quante persone di queste sono riuscite a conseguire il livello massimo consentito sulla nostra piattaforma, quindi dal livello iniziale al massimo livello consentito nella piattaforma. Questo chiude le funzionalità dell'amministratore. Veniamo adesso ad analizzare le funzionalità del discente, quindi di colui che fruisce della formazione. Ovviamente la home del discente, dopo la login, è prettamente incentrata esattamente sempre su questo concetto di poter accedere ai propri percorsi formativi. Per fare questo, quindi, ha a disposizione sia un link che è posto a metà pagina, quindi appena accediamo alla nostra home è immediatamente disponibile il link, sia nel menu che troviamo sempre in alto a destra. Qui, quindi, oltre ad accedere alla mia scrivania, che contiene tutti i percorsi formativi che devo fare, abbiamo anche il catalogo corsi, che rappresenta tutta l'offerta formativa, tutto il portfolio a disposizione all'interno della piattaforma. Però badate bene, qui non c'è libero arbitrio, ovvero il dipendente non è che va nel catalogo e può vedere in maniera indiscriminata qualunque corso. Assolutamente no, il percorso è ben definito dal sistema in maniera automatica in seguito ai diversi test che il discente esegue. È semplicemente per dare una visibilità completa dell'offerta, diamo quindi anche la possibilità al discente di proporre all'amministratore di eseguire e di effettuare conti di assegnazioni. Invece nella parte centrale, quindi oltre al link per accedere al mio percorso formativo, diamo focus al concetto di per tutto quello che ancora devo iniziare. Quindi nella parte centrale, le card che vedete nella parte centrale, mette focus su tutte quelle che sono i percorsi che io ancora devo iniziare, sia che sono assegnazioni pregresse, sia comprenderà anche le nuove assegnazioni, quindi tutti i percorsi che devo ancora avviare. In basso invece diamo uno sguardo al passato, quindi effettivamente tutta la formazione che ho concluso, che è scaduta, e tutti i successi che ho conseguito, quindi accedendo ai Digital Badge. Veniamo al core business del discente, ovvero tua formazione, che abbiamo detto, accediamo a questa pagina, al link che trovate a metà della home o su nella voce di menu posta in alto a destra. Questa pagina è molto densa di concetti, non a caso, come potete vedere nella figura, abbiamo tre silos, chiamiamoli così. Il primo che si chiama corsi e percorsi perché concentra l'attenzione su tutto quello che il discente deve fare e deve completare, quindi tutti i percorsi in itinere. Invece poi abbiamo la parte dello storico formazione, il tab storico formazione. Rappresenta quindi il dettaglio di tutto quello che ho già fatto. Il terzo silos sono i badge, quindi tutti i miei successi, che comunque tra qualche istante vedremo nel dettaglio. Torniamo al primo tab, quindi quello corsi e percorsi. Che cosa vede il discente? Il primo è la dashboard numerica, quindi anche il discente sa immediatamente quanti percorsi nella sua totalità deve svolgere e di questi quanti ha iniziati, quanti deve completare e quanti ha concluso, in modo tale da dargli anche delle giuste misure su come muoversi nella formazione.
A seguire troverà tutte le card per poter accedere ai percorsi in primis che deve completare, subito dopo ci saranno quelli che deve iniziare, parimenti per i corsi, e in basso c'è uno shortcut alle guide, quelle che troviamo comunque all'interno della voce di menu, come funziona. Il secondo tab, abbiamo detto, è lo storico formazione, quindi qui vengono elencati tutti i percorsi che ho concluso. Che vuol dire che ho concluso? Sono quei percorsi per cui io ho conseguito il livello massimo consentito dalla piattaforma per quel percorso. Quindi, per esempio, per competenze digitali ho avanzato per quella competenza. O qui ci sono anche i percorsi scaduti, cioè quelli potenzialmente che il discente non ha concluso entro l'arco temporale che era stato definito. Ovviamente sapete che per competenze digitali attualmente non c'è quest'arco temporale. Oltre quindi a avere una presentazione tabellare che elenca tutti quanti i percorsi che io ho concluso o sono scaduti, posso anche vederli nel dettaglio, quindi seleziono un record di mio interesse che corrisponde a un percorso e vado a rivedere tutte le tappe che ho eseguito, dal test iniziale a tutti i corsi che ho seguito li posso anche rivedere e tutti i test post-formazione che ho eseguito. Il terzo silos della pagina Tua formazione sono i badge, quindi qui sono elencati tutti i miei successi, cioè tutti i livelli che io ho conseguito. Questi badge, quando è che vengono prodotti, generati e quindi sono visualizzati? Se si riferiscono ai test di assessment, derivano dall'accettazione del livello. Alcuni che vengono da competenze digitali hanno avuto dei dubbi effettivamente su questo criterio. Quindi, se ad esempio trovate 8 badge piuttosto che 11, è perché di 3 competenze non avete accettato il livello. Quindi, nel momento in cui chiudete in quella fase e avete effettivamente attribuito il livello, quindi ogni volta che vi viene attribuito un livello, troverete il badge corrispondente all'interno di questa sezione. Ovviamente, oltre all'elenco, avrete anche il dettaglio, quindi potete esplorare ogni singolo badge che vi darà conto della competenza, del livello e della data entro cui l'avete conseguito. Per il momento sono badge, non sono stampabili, non sono PDF, assolutamente no, perché non è necessario farlo, in quanto l'amministratore, grazie alla reportistica puntuale di cui vi parlavo nella sezione monitoraggio, ha sempre davanti a sé l'informazione di chi ha fatto i corsi e dei livelli che sono stati conseguiti. Quindi per il principio che è una informazione già in possesso dell'amministrazione, non è necessario stampare e diffondere i nostri digital badge. Speriamo e confidiamo entro la fine di questo mese di poter rilasciare anche gli open badge, quindi lo standard internazionale. Abbiamo detto che queste sono tutte le pagine che consentono al discente di poter accedere alla formazione, ma come avviene concretamente un percorso formativo? Ci sono alcuni ambiti che prevedono l'esecuzione di un test iniziale, come ad esempio competenze digitali. Quindi il discente che cosa fa? Seleziona una card corrispondente a una competenza di interesse, sia della home che nella pagina della tua formazione. Se ancora non ha svolto il test, il sistema in automatico, come unica attività disponibile in quel momento, presenterà proprio la pagina del test. Questa riepiloga i concetti fondamentali, quanti tentativi abbiamo a disposizione, quante domande prevede quello specifico test e il tempo a disposizione. Oltre a questo, possiamo ancora più addentrarci nel dettaglio del test, avere ulteriori informazioni, quindi atterrare nella pagina di informazioni del test che non soltanto ci spiega che cosa possiamo fare durante l'esecuzione, le tipologie di domande, ma ci consente due cose importanti. La prima è quella di fare una demo, quindi prima di affrontare il vero test, possiamo fare una demo, una prova. Il secondo è quello, anche in questa pagina, di poter richiedere la maggiorazione del tempo. Ricordate che era all'interno della pagina del profilo, quindi anche qui possiamo avere lo shortcut che ci porta alla pagina del profilo per settare il flag di maggiorazione. Ricordo che è un dettaglio che viene visto dall'amministratore. Una volta che il discente è pronto, può iniziare il test. Come vedete, come sapete bene, ovviamente sono una serie di domande, 4 tipologie che potenzialmente possiamo trovare, sono una risposta singola, multipla, associazione ed ordinamento. Sono 4 opzioni di risposta, ne abbiamo aggiunta una quinta che non so rispondere, che però ovviamente equivale ad una risposta errata, ed ogni domanda è corredata da un timer. Se il discente non risponde entro questo timer per ogni domanda, il sistema lo avvisa e quindi lo costringe a passare alla domanda successiva e ovviamente quella domanda verrà marcata errata.
Che altro può fare il discente durante l'esecuzione del test? Lo può abbandonare, quindi non lo vuole portare non lo vuole completare, ma lo vuole abbandonare. Che significa? Quando cliccherà su abbandona, il sistema lo avvisa esattamente di che cosa intendiamo per abbandonare un test. Quindi effettivamente questo tentativo decurta il totale di messa a disposizione. Inoltre, tutte le risposte che abbiamo dato prima dell'abbandono verranno valutate in base alla correttezza della domanda, della risposta. Tutte le successive verranno marcate errate, quindi a tutti gli effetti un abbandona test verrà valutata come una prova a tutti gli effetti. Quando ovviamente abbiamo un test di assessment, l'obiettivo qual è? Quello di attribuirci un livello iniziale. Quindi che cosa fa il sistema? Prima sottopone il basket di domande relative al livello più basso previsto. Se il discente supera il 60% delle domande previste, diciamo, il sistema sospende temporaneamente il test perché diciamo, lo mette di fronte ad una doppia scelta, ovvero quello o di fare una sorta di sfida e quindi di provare a rispondere alle domande del livello immediatamente superiore, oppure gli consente di sospendere il test e di poterlo riprendere in qualsiasi altro momento nel futuro. Cosa accade invece se non superiamo il 60% di quel dato livello per quella competenza? Ovviamente il tentativo si chiude e quindi il sistema ci darà l'esito, ci visualizza qual è il livello che abbiamo acquisito e a questo punto che cosa possiamo fare? O decidiamo di accettare il livello, quindi effettivamente riconosciamo di possedere quel livello di padronanza per quella competenza, oppure no, vogliamo provare a fare un altro tentativo, che ovviamente esaurirà il basket previsto del nostro totale. A questo punto, se noi accettiamo il livello, ricordate che mi attribuisce il digital badge, quindi lo ritroverò all'interno della sezione dei badge digitali. Tuttavia, è fondamentale ricordare che sia l'accettazione livello, quindi, che l'esaurimento del numero di tentativi messi a disposizione corrisponde alla chiusura definitiva della fase di assessment per quella competenza, il che vuol dire che non possiamo ovviamente più ripetere test di assessment, ma da questo momento in poi partirà il mio percorso formativo che è iterativo, ovvero farà in modo di presentarmi corsi e test di verifica in maniera progressiva fino a raggiungere il livello massimo consentito. Nel caso di competenza, ovviamente l'avanzato. Come avviene, quindi come accede al corso? Il discente seleziona sempre la card della competenza di interesse dalla home o dalla pagina della tua formazione. Atterrerà nella pagina di dettaglio delle competenze, dove viene riportato nel primo tab tutti i corsi che devo effettuare e le tappe successive, quindi tutto quello che ho già fatto, mi ricorda tutto quello che ho già fatto, dove mi trovo, quindi che cosa devo fare adesso e tutti i passi successivi. Gli altri due tab che vedete sono uno dettagli che spiega effettivamente al discente i target e quindi effettivamente le finalità formative di quella competenza rispetto a tutti i livelli previsti e i risultati del test. Questa sezione è importantissima perché qui elenchiamo tutti i test eseguiti, sia di quelli iniziali che quelli post-formazione, e diamo evidenza del numero di risposte corrette che sono state date, quindi non diamo il dettaglio di quali risposte errate, facendo notare qual era invece la risposta corretta, diamo soltanto indicazioni numeriche, quindi quante risposte corrette ho dato nel mio test. Quindi vediamo al corso. I corsi disponibili possono essere più di uno per quel livello e quella competenza, perché sono anche diciamo, forniti da diversi player, però è sufficiente che il discente ne segua e le completi uno solo tra quelli elencati. Quindi seleziona il corso di interesse, atterra a quella che è la piattaforma della formazione vera e propria, dove nella prima parte ci sono i moduli obbligatori, sono delle videopillole che deve seguire integralmente, vanno seguite integralmente. Vedendo tutti questi moduli, determiniamo il completamento del corso. Nella sezione in basso, invece, dove c'è scritto altri contenuti, è tutto materiale integrativo, facoltativo, di approfondimento, che comunque non concorre al completamento del corso, quindi non è fondamentale seguirli per poter chiudere il corso. E in basso abbiamo il report di partecipazione, quindi quando ho chiuso il corso verrà generato il report e sarà accessibile in qualsiasi momento futuro. Il corso non è necessario poterlo seguire in maniera atomica tutto insieme, ma io posso avviarlo, sospenderlo, riprenderlo in qualsiasi momento perché si tratta di formazione asincrona.
Quando ho completato un corso, il sistema in automatico mi abiliterà l'accesso ai test di verifica. Il test ovviamente verterà soltanto su quella competenza e su quello specifico livello. Diciamo a livello tecnico e metodologico il test post-formazione è identico a quello di assessment, quindi il timer per domanda, le tipologie, la possibilità di poterla abbandonare, però in questo caso non ci sarà la challenge, quindi non è che una volta che l'ho completato mi chiederà di poter provare a fare domande successive, ma se lo conseguo con successo, se lo supero con successo, mi determinerà l'ottenimento del livello specifico e quindi il mio badge digitale. Se invece il discente fallisce tutti i tentativi massimi messi a disposizione, il sistema blocca questa fase e che cosa fa? Costringe il discente a seguire nuovamente il corso, che dovrà rivederlo integralmente, quindi ricompletarlo. Una volta completato, verrà di nuovo riaperta la possibilità di poter fare i test post-formazione, quindi verranno riabilitati tutti i tentativi massimi consentiti e questo può avvenire per un numero indefinito di volte. Il mio intervento, scusate, immagino che è stato abbastanza di corsa, però le funzionalità sono tantissime, quindi ho cercato di fare una carrellata globale. Adesso non so, Elisa, se vogliamo vedere le diverse domande. Allora, ti do il tempo di dare, insomma, lettura alle domande, io ho avuto il tempo di leggerne qualcuna e vorrei dare qualche risposta, e quindi interrompimi quando vuoi per chiarire, ok? Allora, le domande sono tantissime, segno che appunto c'è tanto interesse, ma anche tanta, diciamo, preoccupazione su quello che si deve fare, quindi noi lo condividiamo. Allora, parto innanzitutto dalla parte dedicata alla reportistica. Ho visto tante domande che chiedono come facciamo ad avere i dati. Noi vogliamo avere i dati di visibilità rispetto a quello che fanno i discenti. La risposta è li avrete. Cioè, il concetto che volevo trasmettere, che ho cercato di trasmettere nel secondo webinar che ho ripetuto questa mattina, è che quello che avete oggi, che vedete oggi online è solo una prima versione della piattaforma, ma noi in cantiere abbiamo tante altre funzionalità. Una di queste è dare la possibilità all'amministratore di verificare, di andare nel dettaglio della formazione fino al singolo discente. Quindi per chi oggi è in piattaforma, entra sull'area monitoraggio, non ha questa visibilità perché ce l'ha in versione aggregata. Però presto, adesso speriamo entro fine mese, potrà andare fino a vedere fino al singolo discente. Un'altra funzionalità è sicuramente quella del download di questi dati in formato Excel, e laddove ci siano invece delle esigenze un po' più specifiche. La procedura invece è quella che vi abbiamo spiegato, cioè bisogna autenticarsi all'interno della piattaforma perché noi abbiamo necessità di capire chi ce li sta chiedendo questi dati, quindi bisogna autenticarsi e utilizzare i canali di assistenza previsti per il syllabus, quindi pagina delle FAQ in fondo, pulsante scrivi l'assistenza e diciamo, chi è autorizzato a fare questo tipo di richiesta, quindi dopo il login, ci chiederà il report puntuale specifico per l'esigenza di quella specifica amministrazione, di quello specifico periodo, per esempio, e discenti, cioè, e ovviamente non possiamo saperlo noi a prescindere. Quindi noi cercheremo di dotare il sistema e di corazzarlo rispetto a delle funzionalità online che siano quanto più complete, generali diciamo, e rispondenti a quello che vi aspettate. Laddove ci siano delle esigenze specifiche, mi raccomando, chiedetele. Poi noi faremo in modo di raccogliere queste esigenze, quindi laddove troveremo invece poi che queste esigenze sono trasversali a più amministrazioni, probabilmente doteremo il sistema anche di quella funzionalità. Quindi, diciamo, la logica di evoluzione delle funzionalità segue un po' l'approccio guidato dalle esigenze degli utenti. Quindi rispondo sì, potrete direttamente vedere i dati del singolo discente, non oggi, ma presto, prestissimo. Poi c'è chi dice sì, ho chiesto il report all'assistenza helpdesk, ci ha messo pochissimo, alcuni dicono no, non sono soddisfatto dell'assistenza. A quel punto vi chiederemmo di darci diciamo, più evidenza di questo, in maniera da poter capire se c'è stato un cortocircuito o qualche problema e quindi poi risolverlo. Quindi laddove dovreste avere problemi all'assistenza, insomma, se, segnalatecelo. Poi ho visto alcune domande che riguardano il test di assessment, però forse su questo faccio rispondere a Anna Lucia, vado avanti.
Ok, e gli open badge, ecco, un'altra tematica. Quindi noi abbiamo detto, la piattaforma verrà dotata di due badge, cioè il digital badge, che è quello che vedete oggi in piattaforma, per chi è presente in piattaforma e Anna Lucia vi ha mostrato già un'immagine, che rappresenta un piccolo traguardo in un percorso fatto a step, a gradini. Quello che cercheremo di fare a fine mese è di pensare a un'evoluzione di questo digital badge, che è l'open badge. Per chi, diciamo, è del mestiere, probabilmente lo conosce già. L'open badge è assolutamente personale del discente ed è assolutamente condivisibile. Quindi vedevo poco fa in chat dei commenti che dicevano: ma come, non è neanche possibile che non si possa condividere? Invece sì, assolutamente sì, è condivisibile, tra l'altro è personale dell'utente, e quindi la risposta è sì. Noi siamo solo un contenitore di questi badge, però il badge potrà, diciamo, essere rilasciato, presentato anche all'esterno, ma ha una certa valenza che è sicuramente superiore a quella del digital badge. E infatti verrà rilasciato solamente al raggiungimento di determinati livelli di competenza. Però su questo, diciamo, chiariremo sicuramente dopo. Un'altra domanda che mi sembra, diciamo, abbastanza ricorrente è: dove trovo il materiale? Mi serve il materiale, voglio imparare ed è giusto che sia così. A questo punto noi abbiamo pensato a una certa multicanalità nel fornirvi, diciamo, documentazione. Vi ho accennato la possibilità di avere dei manuali, delle guide operative molto dettagliate che si trovano all'interno della piattaforma, per chi, insomma, è autenticato può trovarle nell'apposita sezione dedicata proprio all'assistenza. Vi troverete dei manuali, sono i PDF, li potete leggere e li potete, diciamo, utilizzare per i vari profili. E abbiamo previsto anche dei tutorial, c'è chi diceva sarebbe utile avere proprio un video, qualcosa che ci possa illustrare quali sono i passaggi. Abbiamo previsto anche quelli, quindi a poco vedrete, insomma, pubblicati. Adesso oggi non ci sono, però alcuni sono già pronti e quindi proprio da pubblicare, altri addirittura d'arrivo. Vedrete che pubblicheremo dei tutorial che sono appunto dei tutorial molto brevi, che vi illustrano le schermate, i vari passaggi, quindi cerchiamo in qualche modo di venire incontro proprio anche alle esigenze di apprendere come utilizzare le numerose funzionalità del sistema. Vedo se ci sono altre domande, poi ci sono delle domande appunto sui test, non so se Anna Sì, Lucia diciamo, voleva sono arrivate davvero rispondere. tante, tante Aspetta, domande. rispondo anche a un'altra questione, che era una questione che era arrivata più da altre più, cioè da più persone, era relativa alla mobilità dei dipendenti. Nello scorso webinar noi abbiamo voluto dotare il sistema di una procedura semplificata per gestire la mobilità dei dipendenti, e abbiamo pensato fosse, diciamo, importante farlo in maniera del tutto trasparente per il discente, però che l'amministratore lo potesse fare nel modo più semplice possibile. Intanto rispondo a chi ha detto: ma la formazione viene conservata se l'utente passa da un'amministrazione all'altra? Assolutamente sì, la formazione è del discente, quindi lui non vedrà cancellata la sua formazione. Quindi la formazione viene innanzitutto conservata, assolutamente sì, per cambiare da un'amministrazione all'altra. L'amministrazione che lo prende in carico, quindi lo riceve, facciamo così, perché ci sono vari istituti, no? Insomma, che intervengono in questo caso. Comunque l'amministrazione che lo prende in carico, che lo ha in gestione, facciamo così, lo carica nell'elenco dei suoi discenti. In quel modo, in quel momento, diventerà parte dei suoi discenti e sparirà dal lato dell'amministrazione diciamo, originaria. Questa è una procedura, vedete, abbastanza semplice, agile, non prevede dei passaggi burocratici, ma proprio perché il Syllabus non deve gestire questo tipo di attività. È mirato alla formazione, l'obiettivo è fare formazione e permettere di farla nel miglior modo possibile, nella maniera più semplice possibile. Quindi, insomma, su questo penso di aver risposto. C'è chi chiede: è obbligatorio lo SPID? Sì, è obbligatorio lo SPID. Questo SPID, CCNS, diciamo, sono metodi di autenticazione che noi crediamo, ma non solo noi, siano fondamentali in un sistema che poi certifica, insomma, il raggiungimento di alcune competenze, di competenze che sono oggi quelle digitali. Ma ecco, rispondo a un'altra domanda, chiedono: ci saranno altre competenze? Assolutamente sì, nell'introduzione iniziale il direttore vi ha già anticipato quali sono i prossimi temi.
temi, transizione ecologica, cyber security, insomma ci saranno tanti, tanti altri contenuti, quindi nei prossimi mesi vedrete tante novità, sia dal punto di vista delle funzionalità, ma anche dal punto di vista dei contenuti. Rispondo a altre domande che riguardano l'accessibilità, abbiamo fatto veramente, veramente di tutto per essere, diciamo, coerenti e rispondenti ai requisiti di accessibilità. E se pensate non sia così, siamo qua a disposizione per potervi, insomma, rispondere, per venire incontro, diciamo, alle eventuali esigenze. Adesso provo a rileggere per vedere se ho dimenticato qualcosa. Nel frattempo, se vuoi, Sì. Lucia, intervieni pure, c'erano parecchie domande sui test Sì, in in realtà sé. almeno quelle che mi sono arrivate sono relative però ai, diciamo, gli utenti di competenze digitali, quindi spero di aver rasserenato un attimo tutti che i percorsi non sono andati persi assolutamente, ma abbiamo migrato la totalità delle informazioni. Quindi effettivamente tutto quello che è stato fatto su competenze lo ritroviamo su Syllabus, ovviamente contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della direttiva, ovviamente. Vorrei, particolarmente c'è stata una domanda un po' accorata rispetto alla parte dell'assistenza. In realtà l'assistenza è disponibile anche sul portale pubblico, quindi non dovete essere necessariamente loggati. Ho visto che una persona non riesce a effettuare la login. Sempre nella parte del portale pubblico, come funziona? C'è la sezione delle FAQ, in basso c'è tranquillamente il form di assistenza, quindi anche per le persone che non sono loggate. Per quanto riguarda inoltre anche il fatto che ovviamente l'identità digitale è obbligatoria, in quanto la funzione pubblica sta rilasciando degli attestati digitali, a breve saranno dei certificati digitali open badge, pertanto dobbiamo essere più che certi dell'identità digitale del singolo discente per certificare la propria formazione. Ho visto effettivamente sulla parte di monitoraggio, assolutamente, avete ragione, è una cosa fondamentale che stiamo prodigando in tutti i modi per potervela fornire e ovviamente anche automatizzare entro il mese, con la possibilità di anche filtrare temporalmente, quindi quello che significa che effettivamente potrete fare tutte le fotografie del vostro ente, anche magari di periodi un po' nel passato. E riferimento magari anche a discenti che sono andati in pensione, sono stati trasferiti. Quindi ho letto alcune domande che sono anche relative a chi possiamo censire. Ho detto durante la presentazione che possiamo abilitare in piattaforma soltanto coloro che sono diciamo, definiti come dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato. L'importante è che siano dipendenti della pubblica amministrazione. Al momento non possiamo censire collaboratori o comunque personale esterno, perché comunque la piattaforma è pensata per i pubblici dipendenti e non per altre categorie. La mobilità spero che sia chiara, nel senso che, tra l'altro anche ho visto una domanda sul caricamento massivo, ma se ho sbagliato ad inserire un dato che cosa posso fare? Tranquilli, potete cancellare il dipendente per cui avete sbagliato, quindi avete inserito dei dati errati e lo reinserite tranquillamente, con i dati corretti ovviamente. Per la mobilità bene allo stesso modo, quindi non è che se un nostro collega va via devo avvisare l'assistenza o altro, assolutamente, quando andrà nella nuova amministrazione, l'amministratore lo censirà e quindi farà l'onboarding all'interno della propria amministrazione e tutto il percorso che ha svolto, quindi tutti i corsi, test che ha seguiti, viaggeranno con lui, quindi effettivamente verranno trasferiti e saranno visibili ovviamente al nuovo amministratore, quindi non perdiamo alcun tipo di dato. Ovviamente se disabilitiamo un utente vuol dire che quella persona non potrà più accedere in piattaforma, pensavo ad esempio, ecco, abbiamo detto persone che si sono dimesse, persone che sono andate in pensione. Vediamo qualche altra domanda. Confermo che se cancello un gruppo non cancello i discenti che ho inserito, ovviamente, quindi ritornano nella platea di tutti quanti i discenti, quindi non hanno un gruppo assegnato semplicemente. Quindi non ho visto particolare preoccupazione per coloro che erano iscritti su competenze. Grazie alla domanda, non so se ricordate quella domanda di adesione che avete fatto per competenze, noi lì avevamo già il nominativo del rappresentante legale, semplicemente l'abbiamo censito all'interno del syllabus, quindi per chiunque di voi era presente su competenze lo sarà anche, lo è,
diretta su Syllabus. Quindi gli amministratori, quelli che erano i referenti, entrano e possono operare in qualità di amministratori. È possibile per il rappresentante legale aggiungere nuovi amministratori, ma lo possono fare anche gli amministratori stessi. Quindi andiamo nel tab, nella pagina dell'anagrafica, nel tab degli amministratori, e lì possiamo censire altri colleghi che ci aiuteranno nella gestione della formazione. Per cambiare invece il nome del rappresentante legale dovete inviarci la PEC alla casella syllabus@pec.it, mi pare, giusto Elisa, confermi che è così. In ogni caso, come aveva detto, state tranquilli, solitamente per fare l'onboarding dell'amministrazione sarebbe più corretto che venisse fatto con lo SPID del reale delegato rappresentante legale, ma non è un problema, non è appunto un vincolo stringente, non c'è, soltanto, come diceva Elisa, avere un riferimento per l'amministrazione. Ma dove inserisco la delega? Io torno a dire, appunto, non abbiamo voluto enfatizzare questo concetto di delega. Per noi chi accede come speed, con SPID all'interno della piattaforma e tra l'altro ha anche accesso alla PEC, che è quella istituzionale, è stato autorizzato a inserire l'amministrazione all'interno di Syllabus. Cercheremo di migliorarla questa procedura, già ve lo anticipo, ci abbiamo riflettuto già da questi primi feedback del webinar, ci hanno dato tante idee per poterla migliorare, quindi insomma cercheremo di essere più performanti e farla in maniera molto più chiara, però oggi è così. Oggi chi entra e si autentica col proprio SPID e prosegue con la procedura di registrazione così come vi ho spiegato, può dare accesso all'amministrazione, al Syllabus, e può registrare degli amministratori. Poi, se serve cambiare il delegato rappresentante legale, può farci una comunicazione via PEC e lo procederemo a farlo. Cercheremo di migliorarla nelle versioni successive, nelle evoluzioni successive previste per la piattaforma. E non so se tu avevi letto qualche altra domanda, se no provo a leggerle io un po' a caldo. C'è chi chiede: ho un'azienda di N dipendenti, secondo la direttiva devo formarne il 30%, posso farlo a campione? Assolutamente sì, l'importante è formarne il 30%. Lo si può fare anche a step, cioè attraverso la procedura che vi ha spiegato Anna Lucia potete anche caricarne in più volte per raggiungere quel 30%. Un'altra cosa che volevo chiarire è quella che appunto cercheremo di aiutare l'utente, per l'utente intendiamo appunto l'amministratore, nel seguire i passaggi che poi vengono indicati dalla direttiva. Quindi per esempio doteremo il sistema di avvisi laddove si è raggiunto questo limite del 30%, oppure c'è, vi diceva anche in chat, a noi interessa un report che ci indichi il superamento dell'8/11, insomma della così come indicato dalla direttiva. Cercheremo di fare anche quello. Ok, c'è qualcuno che dice: non mi è chiara la scadenza del 30% per le PA che si sono già iscritte al Syllabus in precedenza. No, queste sono per le nuove amministrazioni. Cioè, comunque, se non è chiara qualcosa rispetto alla direttiva, il mio consiglio, se non l'avete già fatto, è di seguire il primo webinar previsto per questo ciclo, perché il primo webinar spiega proprio questo, spiega la direttiva, spiega quali sono le indicazioni della direttiva, e quindi sicuramente viene incontro anche a questi interrogativi. Tra l'altro sono previste anche diverse edizioni di questo webinar, questa è una prima edizione, saranno ripetute nel tempo altre due edizioni dedicate a questi tre webinar, quindi saranno ripetuti per tre volte, quindi perché se non è chiaro qualcosa avrete modo di magari chiarirla nelle volte successive. Vediamo se leggo ancora. Guarda Lisa, volevo soltanto riprendere la domanda interessante che riguarda se si deve registrare l'amministrazione centrale o singolarmente tutti i vari istituti periferici. Esattamente questa seconda strada, ovvero è possibile per tutte le articolazioni periferiche potersi registrare, come ha spiegato Elisa, ovviamente sono classificate in IPA come unità organizzative, quindi tutte le unità organizzative assolutamente possono registrarsi come entità separate, ovviamente saranno riconciliate comunque con l'ente master, però assolutamente sì, ognuna può registrarsi singolarmente e quindi effettuare il proprio percorso formativo.
Poi vedo un sacco di domande effettivamente sulla direttiva, sugli obblighi di adesione al sillabus, e su questo effettivamente è utile seguire la prima giornata di webinar. Credo che a livello di funzionalità non sto leggendo altro. No, a livello di funzionalità no, mi scuso se abbiamo tralasciato qualche domanda, ma semplicemente perché ce ne sono Sì. tante. Vedo che chiedono tanti qual è l'obbligatorietà, qual è la sanzione, insomma, su questi aspetti non possiamo rispondere né io né Anna Lucia, però cercheremo di essere chiari. Ecco, la promessa che vi facciamo e che sentiamo veramente necessaria è di creare dei contenuti che possano spiegare e rispondere a questi interrogativi e cercheremo di pubblicarli all'interno del portale. E cercheremo di potenziare l'area dedicata alle FAQ. Esiste una pagina dedicata alla direttiva, quindi potrebbe essere utile lì, in quella pagina, andare a rispondere agli interrogativi che ci fate oggi. Capiteci, non vogliamo non rispondervi, però non vogliamo darvi delle indicazioni che non sono corrette. Questo. Ma infatti rassicuriamo che faremo presente, perché sto vedendo giustamente che tanti dicono non è stato spiegato, comunque ecco, riporteremo assolutamente in modo tale da dettagliare proprio questo aspetto, perché ovviamente è molto importante. Quindi cercheremo ecco, di migliorare in corso d'opera anche i webinar per essere più chiari su questo aspetto. Ok, Ok, siamo in tempo, diciamo, siamo proprio precise. sì, siamo state. Vi confermo che siete state precisissime, anzi, sono le 13:30 e quindi, anzi, ringraziamo anche il dottor Angeletti, lo ringrazio, mi permetto di ringraziarlo perché purtroppo ci ha dovuto lasciare per una riunione molto importante, quindi assolutamente il nostro più sentito grazie va al direttore Angeletti che ha fortemente voluto queste 3 edizioni di webinar dedicate alla direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione a Syllabus. Conforto anche io tutti i nostri partecipanti, non preoccupatevi, nei prossimi giorni saranno caricati anche i video, stanno per essere finalizzati dai nostri tecnici. Per quanto riguarda le slide, invece già sono disponibili quelle del primo e del secondo webinar sulla pagina dedicata di Eventi PA. Proprio all'edizione dove vi siete iscritti, quindi ripeto per tutti, anche se abbiamo cercato di rispondervi in chat, lo ripetiamo per tutti: il materiale del primo e del secondo webinar e di questo naturalmente ultimo webinar è stato e sarà pubblicato a stretto giro sulla pagina di Eventi PA dell'edizione che avete scelto, quindi della prima edizione. Naturalmente sarà fruibile anche nelle prossime edizioni che ci aggingeremo ad ospitare e a condurre insieme con le colleghe del Dipartimento della Funzione Pubblica. Io a questo punto vorrei concludere con un ringraziamento particolare, innanzitutto a tutti i relatori che fin qui ci hanno accompagnato in questa prima edizione, che hanno illustrato in maniera esaustiva tutti i temi relativi alla direttiva Syllabus, e naturalmente a tutti i partecipanti e a tutti coloro che hanno scelto naturalmente di partecipare ai nostri webinar. Do appuntamento ai relatori alle prossime edizioni e do appuntamento anche a tutti coloro che vorranno naturalmente seguire nuovamente o riscrivere alle prossime edizioni. Quindi grazie a tutti, per tutto quello che è stato Arrivederci. fatto finora. Grazie nuovamente a tutti. Buona giornata. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie ancora.